avrà una promozione forte da parte dell'edicolante. Quando è consolidato, sarà più semplice poterlo commerciare. Ma questo ragionamento dentro un'azione collettiva, quindi un'azione della rete di tutti e 500 gli edicolanti che partecipano al Libro Quotidiano, ha una forza per quello che vale come azione corale. Bene, allora sentiamo l'intervista a Marco Bacchetta, che è amministratore delegato di QR Post. Allora, siamo con Marco Bacchetta che appunto stato nel tavolo della presidenza, insieme alla radio, insieme ad Antonio Monaco, insieme a Giuseppe Marchica, a esporre la parte di progetto di Libro Quotidiano che lo coinvolge più direttamente. E devo dire, Marco, questo non glielo ho detto prima, ma insomma è sicuramente una buona occasione, questo elemento di innovazione logistica è stata la cosa che ha attirato molto gli editori. Non so se pure tu hai avvertito questo interesse. Certo, l'innovazione che abbiamo dato grazie all'accordo fra le edicole e QR Poste, con l'uso dei terminali dell'applicazione, è stato l'argomento fondamentale della loro adesione. Non mi aspettavo un'adesione così massiccia di tanti editori, tutti interessati a partecipare al progetto. Non mi aspettavo che durante la conferenza e anche alla fine si alzassero per dire io aderisco, perché di solito non c'è questo slancio, soprattutto in un mondo che sta affrontando degli anni duri come questi, però vedere persone che si alzano e dicono io ci provo, io aderisco, io partecipo, per me è stato molto importante, riconferma della bontà delle nostre idee. Oh, va raccontato questo, che un'ora nella conferenza titolata Dentro l'aula, poi dopo un'altra ora e mezza fuori. Sì, non bastava il tempo. Persone che dicevano io pubblico 50 titoli all'anno, vorrei sapere qua di quanto devo incrementare la tiratura per darla alla rete delle edicole, dove posso consegnarli, quando avrò i report dalle edicole. Insomma, tutte delle domande molto pertinenti già a livello operativo. Abbiamo superato quella che era l'idea di approvare l'approvazione dell'idea. Ora sono entrati proprio nella vera collaborazione. Sono contento perché la filiera si sta accorciando, togliamo di mezzo tutte quelle strutture che portavano via ossigeno all'aria, come si suol dire. Che cosa hai imparato di nuovo rispetto a quando sei entrato? Ho imparato che questo sistema va scosso e produce, è un po' come la fiamma che va ravvivata, è un sistema che ha delle potenzialità enormi e quindi grazie all'intuizione del Sinagi e delle edicole, Radio Rete Edicole che ha fatto questo grande lavoro di tutto l'anno, puntuale, preciso, e quindi non lo dico perché siamo qui, sono qui davanti a te, però sei stato veramente il motore assieme al Sinagi di quella che è stata l'innovazione e devo dire che anch'io sono veramente soddisfatto del lavoro svolto fino adesso. Dunque, ci sono alcuni consigli di base da dare agli edicolanti, perché ora aspettiamo loro che entrano in gioco. Gli edicolanti devono fare rete al più presto, nelle province dove diamo la copertura al territorio, siamo già operativi. L'importante è evitare sporadiche presenze a livello provinciale perché non aiuta né a se stessi né agli altri. Bisogna fare la rete provinciale perché entra immediatamente in operatività. Appunto, questo su Roma, per esempio, sarà proprio questione di pochi giorni, proprio per la rete formale, ma a Roma è un caso a parte perché c'è questa affermazione del bando regionale. Però sicuramente QR Post in altre province può essere la base, per una rete materiale che, può essere poi indirizzata verso altre iniziative. Ecco, questa è proprio un'idea che può nascere, no? E cioè i famosi 500 aderenti a QR Post. Poi se
parcellizzati per provincia o per territorio possono essere a loro volta un elemento forte di rete, un noto, certo, come viene chiamato. Sicuramente già per se stessi è il motivo di un incremento della propria economicità, l'aspetto economico diretto della propria edicola, però può essere ancor più incrementato con l'adesione dei loro colleghi in una presenza sostanziale a livello di tutti i comuni di una stessa provincia. Questo perché a quel punto possiamo incrementare con servizi di domiciliazione, consegna per esempio, o altre cose che alcuni dei clienti che abbiamo attivi su altre province, in quella provincia con presenza diciamo limitata, non si sentono ancora di affidare l'intero servizio. E quindi è per questo motivo che io sto spronando i segretari provinciali a portare tutti quanti i loro iscritti all'adesione alla rete. Allora, l'ultima domanda, tu hai parlato con gli editori, poi dopo, una volta fuori dalla stanza, anche di numeri, di percentuali, lo schema che tu hai utilizzato ha trovato il loro favore? Sì, sono contenti, perché una percentuale di una cifra maggiore è in questo momento per loro già un nuovo guadagno. Vi spiego, quello che margina al termine di un costo di chiamiamola distribuzione, poi viene diviso in percentuali. Le percentuali possono rimanere le stesse, ma se i costi diminuiscono, la percentuale diventa la percentuale di una cifra maggiore, e loro l'hanno capito benissimo, come la percentuale che rimarrà a disposizione degli edicolanti sarà una percentuale di una cifra maggiore a disposizione loro. Come ho detto prima, abbiamo eliminato, come nell'Italia dei comuni, i vari balzelli. Esatto. Grazie Marco. Grazie a tutti.